Non vi spaventate, è un Get Ready With Me. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui con voi perché volevo parlare un po', volevo fare un video un po' chiacchiericcio. Sarà molto breve, molto amichevole così. Ho iniziato da poco, ma mi piace tantissimo fare i video perché mi sembra di avere delle amiche dall'altra parte. So che siamo pochi, siamo neanche 90, però non lo so, mi piace perché mi sembra di parlarvi davvero. Io ho già messo la crema sul viso e un po' di primer perfezionante dei pori sul naso e sulla fronte. Vado a mettere un po' di questo primer occhi. Iniziamo a chiacchierare un pochino. Ultimamente, parlando con mia cugina più piccola, parlavamo della scelta delle superiori. Allora, la mia esperienza alle superiori è stata pressoché traumatica. Quando ho finito le medie pensavo che mi sarei riscattata alle superiori, invece è stato veramente un disastro. Perché questo? Allora, io ho perso 15 kg. Essendo un po' più robusta, diciamo che le mie forme si vedevano un po' di più. Essendo più robusta, odiavo mettere i jeans. Intanto vado a stendere questo colore qui dalla chocolate bar sulla palpebra mobile, che si chiama White Chocolate, con il dito. E nulla. Quindi io andavo a scuola tutti i giorni praticamente con un paio di leggings e maglioni. Fino a che un giorno, quando io facevo seconda superiore, 5 anni fa, si poteva vedere chi ti condivideva le foto su Facebook. Adesso non so se si possa ancora, perché io non lo utilizzo molto Facebook. E vado a prendere intanto Salted Caramel e vado a fare il mio transition color. Comunque, un giorno vedo che mi avevano condiviso una foto su Facebook e quando ho aperto era una mia foto. Io avevo la quinta di seno, ok? Era una mia foto che avevo fatto in salone, dove ero messa praticamente così, che sorridevo. Non avevo i capelli lunghi, li avevo fino a qui, quindi non mi coprivano qua davanti. Avevo un top a cuore. L'avevano condivisa, una persona l'aveva condivisa con scritto: se mi piego assai le mie tette tu vedrai. Non è stato quello tanto l'inizio dei miei problemi, è stato il fatto che molte persone l'avessero commentato. Soprattutto persone che mi dicevano: tu sei la mia migliore amica, tu sei l'amica, così è. Quindi per me è stato veramente, veramente dura. Subito mi è venuta una crisi di nervosismo. Allora cosa ho fatto? Ho scritto un post sul gruppo che avevamo della scuola e ho scritto: sarete tanti maschi, perché la mia scuola era prevalentemente maschile, perché c'erano 6 ramificazioni dell'indirizzo e io facevo biologia e c'era poi meccanica, quindi c'erano moltissimi maschi, noi femmine eravamo veramente poche. E comunque ho scritto un post, ho scritto: voi sarete tanti maschi, ma io, scusate, passatemi il termine, ho scritto: io ho molte più palle di voi, che se devo dire qualcosa in faccia ve lo vengo a dire, senza pubblicare a vostra insaputa delle vostre foto, robe. La fine. A commentarmi sotto tutti gli insulti possibili e immaginari. Chi mi ha scritto, me lo ricorderò sempre: ti abbiamo rovinato la vita. Cioè, tu a una ragazzina di 15 anni nemmeno scrivi ti abbiamo rovinato la vita. Ma persone non della mia età, persone che io non avevo mai visto. Queste persone magari avevano 4-5 anni in più di me e hanno iniziato a insultarmi. Comunque vado a prendere Semi Sweet, che è questo colore qua, e lo vado a mettere nella mia piega dell'occhio. Comunque questi insulti sono andati avanti ma per tantissimo tempo, nonché io soffro di crisi di panico. Sorpresa! E quella sera, quando ho visto tutti questi commenti, mi è venuta una crisi di panico mista a una crisi nervosa talmente forte che i miei genitori si sono veramente spaventati. Quindi dopo quel giorno io volevo cambiare scuola.
vado a cercare altre scuole con mia madre, io per una settimana non vado nella mia scuola. E tanto prendo triple fudge e lo metto nel mio angolo esterno dell'occhio. Comunque, cerco un'altra scuola per cambiare scuola, ma ormai era febbraio e nessuna scuola poteva prendermi. Perché avrei dovuto fare degli esami per andare in altre scuole, così. Insomma, io decido di ritornare a scuola. Se vedete qualcosa di nero qui è perché c'è il mio gatto che spunta ogni tanto. Beh, perché non mi può stare lontano. Decido di ritornare a scuola perché i miei compagni iniziano a scrivermi: Carlotta, dai, ci siamo noi. Carlotta, non ti preoccupare. E torno a scuola. Mia madre mi accompagnava, mi veniva a prendere tutti i giorni per paura che qualcuno mi bullizzasse ancora. E nulla, tra i corridoi mi abbaiavano. E niente, quindi diciamo che questa piccola parte della mia vita, se volete, ve la racconterò in un video dettagliatamente, parlando solo di quello. È stata la cosa più dura che io abbia mai provato a scuola. Infatti sono stati 5 anni di inferno per me, davvero. Non lo auguro veramente a nessuno di passare quello che ho passato io. Mettiamo creme brulee su tutta la palpebra. Crisi di panico e ansia. Se volete possiamo fare un video anche su questo, perché ne ho da dire, ne ho di esperienze avute, veramente. Quindi se vi va, possiamo parlare anche di questo. Nulla, oggi il trucco occhi sarà così molto semplice, perché non devo fare grandi cose. Poi, viso. Visto che è pomeriggio e io non ho voglia di pastoni in viso, utilizzo questo di Sephora. Io lo trovo molto leggero. Lo utilizzo così perché non riesco più a prenderlo dato che è quasi finito. Sembra molto più chiaro in telecamera del mio incarnato, ma in realtà non lo è. Comunque vado a stenderlo con la Beauty Blender. E scusate la spallina, ma sta maglia è enorme. È un XS, ma sembra un... cioè 5 taglie più grandi. Comunque nulla, quindi la scuola abbiamo detta. Non mi sono preparata niente, quindi sto parlando così come mi sta venendo. E infatti sta venendo un po' un casino, però... diciamo che mi piace essere molto spontanea, sono sempre spontanea nella mia vita. Fin troppo, purtroppo. Piccola ero molto più pacata, pesando di più mi prendevano in giro i bambini, ma perché è normale, perché tutti dicono i bambini sono così dolci. No, raga, non è vero. Cioè, è tutta una finzione questa cosa, è una finzione veramente, perché i bambini possono essere super cattivi. Intanto vado a prendere questo correttore della Benefit. Un bambino viene da me e mi dice: Carlotta, tua madre è senza vita. Cioè, io a 3 anni, 4, per me voleva dire che mia madre stesse morendo, senza vita. Cioè, pensate una... perché questa cosa è sicuramente partita da sua madre, perché un bambino non va a sapere cosa vuol dire senza vita, cioè senza fianchi. Perché sua madre era uno stecchino, mia madre era un po' più in carne e quindi mia madre era senza vita. Sì, ma attenzione a cosa si dice davanti ai bambini, perché i bambini ripetono. Se volete un video più approfondito sulla scuola, io vi parlerò anche delle mie bellissime elementari e medie. Anche lì, top. Comunque prendo questa palettina per fare il contouring della L'Oreal e vado a fare un contouring molto veloce. Qua c'è il mio gatto, Ginevra, intanto che si fa le unghie sul mio copriletto. Metto intanto questo Kajal Paradise di L'Oreal. Comunque non sapete, perché io sono molto 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 tendente al sentirmi sola al mondo. Cioè, da quando sono piccola ci sono dei momenti in cui io mi estraneo completamente. E fare video su YouTube mi sta aiutando, perché parlando così con voi, che magari sì, è solo una videocamera, ma quando il video viene caricato lo vedono delle persone. Questa cosa mi emoziona, non so spiegarmi. Comunque prendo sempre la solita ciglia di Debbie, che ormai vi sto facendo vedere in tutte le salse. Vado a fissare leggermente il mio correttore, perché sennò qua, ragazze, con queste occhiaie che facciamo?
infatti. Cioè io dovrei dormire un anno e mezzo per togliermi le occhiaie, ma di fila, un anno e mezzo di fila devo dire. Comunque vado a ripassare un po' il contouring con questa palettina di Kiko, la numero 3, sempre lei. Si vede quando un prodotto mi piace, perché sennò rimane là e ciao. Niente, mettiamo un po' di blush dell'Anika. Questo, anche questo mi piace un sacchissimo. Però mi è quasi finito, meno male che Anika ce l'ho vicino a casa. È l'unica cosa che mi piace di Anika. Ho provato il fondotinta. Comunque facciamo le sopracciglia, perché sta faccia senza sopracciglia non si può guardare. Io queste matite le faccio fuori 200.000 al mese, però. Devo muovermi con anche la batteria scarica. Proprio la mia vita. Ok, ho fatto anche le sopracciglia un po' così. Ripeto, non ho grandi cose da fare. Adesso il mio fidanzato vede questo video e mi dice: oh, come, io non so una grande cosa da fare. Amore, tu sei la cosa più grande della mia vita. Comunque, io vi giuro che ve lo porterò nei video. Cioè, per tutte le persone che mi conoscono, così. Sì, vedrete Federico nei video, sicuramente. Non sono mai stata una che viva l'amore, Purtroppo ho sempre messo me davanti, purtroppo, per fortuna, non so. Però adesso con lui è diverso. Comunque finisco il tutto con mascara Paradise, al contrario. Nulla, questo è il mio look molto semplice di oggi. E nulla, vi mando un bacio enorme. Spero sempre di tenervi compagnia come voi tenete compagnia a me. E vi ringrazio perché stiamo crescendo, piano piano, ma stiamo crescendo. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. E fatemi sapere se avete richieste qualsiasi cosa in un commento, io le esaudirò. E grazie ancora. Ciao.